A Cicastello festeggia San Mauro, entusiasmo e grande commozione come ogni anno alla vista del santo patrono. TV A Cicastello ha effettuato la diretta della festa di San Mauro Abate dalle 9 del mattino alla mezzanotte. Novità dal Consiglio Comunale su gettoni presenza e PAES. Il più cordiale benvenuto con l'informazione di TV A Cicastello. Apriamo subito il nostro telegiornale parlando dei festeggiamenti in onore di San Mauro Abate. Ancora una volta, con grande successo, si è conclusa la festa più attesa dai castellesi. Entusiasmo e grande commozione hanno coinvolto tutti i cittadini, i quali con grande spirito di partecipazione e devozione hanno contribuito nell'organizzare i festeggiamenti. I dettagli nel servizio di Erika Calcagno. Alle 8 del mattino i primi spari di Morteretti salutano il giorno di festa tanto atteso dai castellesi. Successivamente, come da tradizione, alle ore 10 vi è stata la svelata del simulacro del santo patrono. Il commendatore Luigi Maina, in rappresentanza della città di Catania e del comitato festeggiamenti in onore di Sant'Agata, ha contribuito con un suo omaggio floreale. Alle ore 10.30 si è celebrato il solenne pontificale da parte di Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti, vescovo della diocesi di Acireale. Molto toccanti le sue parole durante l'omelia, il tutto accompagnato anche dai canti della corale Claudio Monteverdi, diretta dal maestro Carmen Finocchiaro. Come dicevo all'inizio, il disorientamento, le difficoltà, oltre alla violenza, alla paura, alla mancanza di leggi e di punti di riferimento precisi, così come abbiamo ascoltato nella prima lettura, che caratterizza un'epoca di grandi cambiamenti. Alla presentazione dei doni, il sindaco senatore Filippo Drago e le associazioni parrocchiali che hanno offerto la cera al santo patrono. Ed infine, al termine del pontificale, uno dei momenti più attesi, l'assegnazione del premio San Mauro alla Caritas parrocchiale e alla nostra emittente televisiva. Alle 15.30 il simulacro di San Mauro è stato portato per le vie del paese e tra le soste più importanti ricordiamo quelle di via Nazario Sauro e a Porta Messina, dove si sono svolte le tradizionali calate dell'angelo. A seguire la benedizione del mare, alla marina in via Guglielmo Marconi e l'entrata in piazza Castello, dove si è tenuto lo spettacolo pirotecnico con i fuochi a mare. Infine il rientro in chiesa, dove la benedizione delle reliquie e il canto dell'inno hanno preceduto la chiusura del santo nella cappella, seguito da un commovente saluto dei fedeli tra lo sventolio dei fazzoletti bianchi e il grido «Viva San Mauro!». Anche quest'anno i castellesi di tutto il mondo hanno potuto seguire le fasi principali della festa di San Mauro Abate grazie alla nostra diretta televisiva, che ha visto impegnato il nostro staff dalle 9 del mattino fino alla mezzanotte. Ma ci racconta tutto Orietta Musumeci. Anche quest'anno i castellesi si sono stretti attorno al loro patrono San Mauro per il periodo dedicato alle celebrazioni ed in particolare nel tanto atteso giorno della festa. Lucia Seminare e Salvo Russo hanno seguito le fasi più importanti e condotto la diretta a partire dalle 9.20 del mattino fin dopo la mezzanotte, ricevendo in studio numerosi ospiti per presentare la figura di San Mauro nei secoli, l'evoluzione della festa e l'importanza spirituale di essa per le popolazioni rivierasche. Ha dato il suo contributo Don Rocca, che ha svolto il suo ministero per 4 anni in parrocchia, ed il vescovo Monsignor Nino Raspanti, intervistato prima del pontificale.
Le fasi più importanti e significative sono state trasmesse sul nostro canale 272 del Digitale Terrestre, sul sito internet www.tvcicastello.it e sul canale 115 del Digitale Terrestre con Etna Espresso Channel, mentre in studio si avvicendavano i responsabili del gruppo Caritas Parrocchiale, Tiziana Letta e Carlo Gagliano, anche in veste di congregato, e nel pomeriggio i capi del gruppo Scout, Giusi Patanè e Salvo Neri, i responsabili del gruppo sportivo Lino Viscuso e Marcello Patanè, con i quali Lucia Seminara ha approfondito i momenti di preghiera che si sono svolti davanti all'oratorio San Mauro. Con gli ex presidenti della congregazione, dottor Emanuele Rapisardi e Gaetano Greco, a cui al termine della messa del Triduo è stato conferito il titolo di presidenti onorari, si è parlato delle celebrazioni della festa negli anni. Nel corso della serata, Antonio Trovato ha parlato di San Sebastiano e del suo libro dedicato ai culti delle feste che ad Acireale sono venute meno, mentre Carmelo Seminara, presidente dell'associazione Fratres Santo Leonardi, ha parlato dei volontari e di questa espressione del volontariato in quanto donazione che da oltre un ventennio si esprime ad Aci Castello e della raccolta organizzata l'11 di 18 gennaio. Infine, a chiusura, Giovanni Di Grazia, presidente della congregazione, e padre Merlino per il resoconto finale. Non si può comunque concludere la cronaca di questa festa tanto sentita dai castellesi sparsi in ogni parte del mondo senza ringraziare coloro i quali hanno voluto offrire il servizio gratuito e disinteressato della loro attività di giornalisti, operatori, cameraman, registi, affinché anche quest'anno si potesse consentire ai castellesi di tutto il mondo di partecipare alla festa del Santo Patrono sentendosi un po' a casa. E naturalmente tutti coloro i quali hanno voluto ringraziarci e sostenerci con un messaggio o un'offerta. Primo fra tutti, Nino Patanè, che ha fatto recapitare un'offerta addirittura da New York, e a tutti coloro i quali capiscono quanto sia difficile oggi più che mai tenere in piedi una televisione privata, libera e cattolica. Sto vedendo tutto in diretta, mi sto godendo la festa. Permettimi di ringraziarti, ma soprattutto di ringraziare insieme a te tutti quelli che stanno dietro la telecamera, che sono ragazzi giovani come te, pieni di amore e di passione per il territorio e devoti di San Mauro. Grazie a loro riusciamo a trasmettere e a collegarci a tutti, quindi grazie a TV Aci Castello. Sabato 24 gennaio si celebrerà la giornata dei giornalisti presso i locali della parrocchia San Paolo Apostolo in Acireale. Si segnala in particolare la presenza del giornalista RAI Fabio Zavattaro, inviato del TG1, il quale aiuterà a riflettere sul valore e sui valori della comunicazione oggi. Cambiamo argomento parlando dell'ultimo Consiglio Comunale, che ha discusso sul gettone di presenza dei consiglieri e sul PAES. Ci racconta tutto Flavia Gurgone. Gettone di presenza o gettone della discordia? Sarebbe questa la domanda sorta dopo i forti contrasti nello scorso Consiglio Comunale, che ha avuto come oggetto l'assegnazione del gettone di presenza all'attuale giunta castellese. A stabilirlo infatti non sono i suoi componenti, ma la legge 30 luglio 2010 numero 122 articolo 5 comma 6, che riporta il diritto dei consiglieri comunali e provinciali a percepire, nei limiti fissati dalla legge, di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Il comma 7 invece specifica che l'importo del gettone di presenza è determinato con il decreto del Ministro dell'Interno che stabilisce gli importi delle indennità nella misura diminuita secondo quanto stabilito dallo stesso comma. In poche parole, pagati sì, ma fino ai limiti di legge. A far discutere però non è stata la legge in sé per sé, ma la sua applicazione nell'attuale giunta comunale. Infatti da sempre a far scaldare gli animi è la poca presenza, o forse sarebbe il caso di dire l'assenza, dei consiglieri durante le commissioni, la quale non permette il raggiungimento del quorum di maggioranza e opposizione per le scelte che riguardano il comune. Tra queste, quella che ha portato proprio in questi giorni alla bocciatura del piano gettoni del comune di Aci Castello. Più duro è il parere dei cittadini, secondo i quali a poco servirebbero gli organi consiliari, risultando inutile una proposta che ne riduca i costi senza contestarne la legittimità politica.
Domenica mattina alle 10.30 nella palestra di Aci Castello si è svolto il memorial Giochiamo ricordando Gigi Finocchiaro, il noto pallavolista castellese scomparso per un male incurabile qualche giorno fa. Professionista classe 61, l'exploit della sua carriera è avvenuto tra gli anni 80 e 90, tra Cireale e la sua Saturnia. Lo contraddistinguevano garbo e signorilità, dentro e fuori dal campo, anche durante la malattia. Il mare, un'altra sua grande passione, con gli amici dell'associazione Mare Nostrum. Tutti vogliamo ricordarlo così. Ricordo di Luigi oggi è un ricordo sereno e allegro, perché lui era un uomo, un atleta, sereno e allegro, e quindi oggi rivederci con questa allegria in palestra è stata una dimostrazione d'affetto che la pallavolo ha nel ricordo di Luigi. Ha affrontato sempre lo spirito sportivo, che purtroppo oggi come oggi non c'è, quello spirito sportivo che lo ha sempre animato e che gli ha portato anche una sorta di serenità, di allegria, di partecipazione, e per questo è stato organizzato questa piccola partitina, per ricordare quello spirito sportivo allegro e soprattutto impegnativo, cioè responsabile, cosa che manca un po' a tutti, ecco, una responsabilità delle proprie credenze, cioè credere in quello che si fa. Ecco, Luigi credeva in quello che si fa. Io ne approfitto per ringraziare chi ha organizzato questa partita. Il qui presente Giovanni, Elio Motta, devo ringraziare pure a Santo De Luca, a Maria Concetta, a tutti coloro che veramente hanno contribuito, e tutti i presenti che hanno contribuito affinché questa bellissima giornata si potesse realizzare. Grazie. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale è disponibile sul sito www.tvcicastello.it nella sezione Archivio TG. A tutti il più cordiale arrivederci.